flettori accesi sulla politica, sapete bene che è un momento di grande grande tensione, fibrillazione, di grande lavoro e impegno. In Calabria i partiti sono alle prese con le prossime regionali, a Roma c'è tutta la partita, soprattutto la partita delle riforme costituzionali e istituzionali, più gli altri provvedimenti del eh, governo per cercare anche di dare una scossa, una sorta di shock a questo paese che dal punto di vista economico eh, insomma arranca sembra che ancora questa crisi sia ben lontana dall'essere eh, risolta o comunque di vedere segnali concreti. Cercheremo di parlare eh, dei due livelli e di quello che si sta facendo con l'onorevole Stefania Covello, parlamentare del PD. Eh, benvenuta onorevole Covello. Grazie, grazie Al... a voi, bentrovati. <ride> allora, prima di tuffarci ovviamente o di fare un'incursione nelle cose calabresi, io vorrei con lei fare il punto di quello che si fa a Roma, perché molte volte i cittadini calabresi non hanno contezza di cosa facciano i nostri parlamentari. E non, non è difficile sentire dire, ma forse la, la classe politica parlamentare calabrese non ha abbastanza peso, forse la Calabria non viene eh, attenzionata perché i parlamentari non, non si interessano, ma c'è un grosso lavoro che poi sul territorio inevitabilmente non viene percepito. Allora. Io la ringrazio di questo stimolo. Intanto perché fare le interviste in questa splendida emittente che ringrazio sempre per la consueta ospitalità e poi da eh, gran voce, dalla voce in diretta dell'amica cara Marisa Fallico, eh, che riesce sempre con spirito costruttivo a, a pungolare soprattutto a comuni propositi, a, eh, è vero, eh, sia in Calabria sia i cittadini, eh, hanno un'idea a volte... Mh, come dire, distorta di quello che è distorta un po' per come viene posta eh, mediaticamente a volte anche Infatti dai noi giornali. Vediamo le magari ah, Certo, Però è anche vero che forse noi non siamo spesso capaci di veicolare eh, mh, sui cittadini quello che è il messaggio di ciò che si compie a Roma, eh, a Montecitorio ma anche al Senato. E quindi in questo bilancio di un anno e cinque mesi, dalla data in cui io sono diventata parlamentare di questa Repubblica, ho l'onore eh, di esserlo per conto del Partito Democratico, eh, è stato un lavoro eh, bellissimo, massacrante, bellissimo. E senza sosta. Quindi si lavora tanto. Eh, no? Si lavora Davvero tanto e mi fa... piace anche sottolineare una cosa che ho detto anche in aula martedì, eh, poi ne parleremo di questo provvedimento di legge molto importante per tutta l'Italia ma anche per la Calabria. Ho ringraziato nella chiusura dei lavori d'aula. E I funzionari della Camera dei Deputati, mi deve credere dottoressa Fallico, quando si finiva a luna di notte vanno loro a timbrare e ricominciano a lavorare con noi perché naturalmente per Montecitorio loro in quel momento avevano finito di lavorare sì. ma in realtà continuavano con grande competenza, conoscendo tutte le leggi, nei meandri eh, delle leggi riescono ad entrare e riescono a conoscerle con grande competenza, con grande eh, capacità professionale Quindi, e preparazione. Si può sfatare da queste parole, dobbiamo sfatare ecco, questa cosa eh, perché luogo devo comune dire che sì, poi i provvedimenti politici governativi i provvedimenti si possano ecco, nella intanto, burocrazia. Ecco, intanto partiamo dal fatto che con il bicameralismo perfetto naturalmente il lavoro eh, come dire, si, allunga. si allunga perché nel momento in cui un provvedimento viene approvato in aula a Montecitorio e viene poi inviato al Senato, il Senato nella rivisitazione di quel provvedimento può provvedere con degli emendamenti, migliorarlo, a volte anche peggiorarlo, non volendo, nel senso che dipende poi dai punti certo. di vista naturalmente, eh, però ritorna indietro cambiato, per cui poi devi ritornare a Monte. Allora, Ecco, noi stiamo cercando come nuova classe politica eh, parlamentare, intanto di eh, creare una sorta di rivisitazione di quello che è il procedimento, perché è giusto che i provvedimenti a casa possano arrivare prima, soprattutto in una forma di vede. Io appena eletta. Eh, noi sappiamo, abbiamo vissuto le vicende eh, che durante la, la nomina dell'elezione del Presidente della Repubblica noi non avevamo ancora il governo. Allora, nelle more, non essendoci il governo, non erano state costituite neanche le commissioni di lavoro. Per cui, io ebbi l'onore, come unica eh, parlamentare eh, calabrese del Partito Democratico, di entrare nella commissione speciale. Io da quel momento iniziai a capire l'ingranaggio perché non ti serve solo l'esperienza amministrativa. Io eh, ricordo certo. a me stessa che sono stata dieci anni consigliere comunale, sono stata assessore alla provincia e eh, sono stata anche eh, assessore alla provincia alla pubblica istruzione e beni culturali occupandomi del famoso piano di dimensionamento scolastico della Gelmini che trucidò la scuola. Io la chiamavo, Infatti, la legge chiamai legge, legge senza anima perché era una legge numerica e alla quale noi dicemmo no attraverso che cosa? Una forma con gli operatori di settore confrontandoci giorno dopo giorno. Giorno insieme a loro per fare un provvedimento che potesse non dilaniare la scuola. Sono stata per un breve lasso di tempo anche consigliere regionale, pochi mesi, anche se erano 40 consiglieri regionali. 38 donne, io e l'onorevole Frascati Reggio. E quella è stata un'esperienza anche per me, molto, per me, molto costruttiva perché ecco, capisci l'ingranaggio del consiglio regionale, capisci la giunta, eccetera. Però parte, poi, comunque. Arrivata a Roma, devi, essere, devi poi... avere la base amministrativa che ti fa capire cosa è intanto una determina, la differenza con una delibera e tutto il resto. E poi il, naturalmente il confronto con il territorio, perché tu devi vivere sul territorio, devi capire quali sono i problemi. Io prima certo. parlavo del confronto con gli operatori di settore. Allora quando in Commissione Speciale abbiamo vissuto intanto una serie di incontri importanti con i presidenti di Confindustria, con i presidenti Confesercenti, di Confartigianato, con i diretti Confagricoltura eccetera, capimmo in quel momento che intanto era necessario agire sulle imprese. Sappiamo che le imprese possono rappresentare il fulcro centrale della ripresa dell'economia nazionale. Per fare questo noi dovevamo fare in modo che le pubbliche amministrazioni e quindi i comuni che sono eh, come dire borderline rispetto anche anche a quello che è l'allentamento poi del patto di stabilità del quale poi potremmo anche parlare dopo se avremo il tempo. Noi siamo tutti dalla parte dei sindaci perché sappiamo che i sindaci... In trincea, lei che è stato sindaco lo sa meglio di me, quanto è difficile essere sindaco oggi, quanto è difficile dare risposte alla gente che non solo non riesce ad arrivare a fine mese per vivere, ma per sopravvivere. Allora abbiamo detto cominciamo con i debiti della pubblica amministrazione che la pubblica amministrazione ha nei confronti degli imprenditori. Se iniziamo a sbloccare questi fondi, e quindi parliamo della prima tranche dei 40 milioni di euro, con l'aiuto poi anche ai comuni, perché spesso e volentieri ci sono anche comuni, questo lo dobbiamo dire anche. Mentre alcuni comuni del nord li hanno saputi utilizzare immediatamente, certo. molti dei, dei nostri comuni non, non hanno virtuosi, saputo, hanno quindi... avuto bisogno di una guida per entrare Quindi ecco. diciamo che i primi atti amministrativi. I primi atti sono amministrativi, mossi, ecco io ho citato questo sono, perché, non dice, certo, perché non voglio andare a ritorniere. Perché non abbiamo molto tempo. Non abbiamo molto tempo allora, per far capire. Lei è andata a Roma, quindi... Eh, si parte dal presupposto che ci deve essere sempre il confronto con le realtà territoriali, certo. con le componenti sociali. Noi siamo ed parlamentari della Repubblica, però quindi non dobbiamo lì... dimenticare che siamo espressione quindi, della circoscrizione, nel mio caso, della Calabria, quindi io è mio dovere ecco. occuparmi delle problematiche della mia Calabria, della mia terra. Che... Quindi quando si vanno a fare i provvedimenti c'è sempre quest'occhio. Certo. Eh, lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione è sicuramente un'iniezione di eh, liquidità sì. importante. Poi la semplificazione abbiamo, Ecco, della pubblica noi abbiamo nel, nella tempistica anche per essere rispettosa cronologicamente, dottoressa Falico, noi nel decreto del fare l'anno scorso 15 eh, giornate notate di, di fila <ride> per arrivare al famosa, alla famosa approvazione del decreto del fare che per quello che riguarda la Calabria ha rappresentato lo sblocco di una serie di finanziamenti importantissimi, e parliamo anche della questione che abbiamo portato avanti dei comuni nel dissesto idrogeologico ma che dobbiamo ancora portare a termine a compimento e mi, mi riferisco per esempio ai comuni terremotati della nostra Calabria, la nostra attenzione non smette di essere su quel problema importantissimo perché io come parlamentare calabrese so che è vero che ho votato una, un provvedimento che aiutava l'Emilia Romagna nel caso di specie un mese e mezzo fa, un anno fa un'altra cosa, allora io con caparvietà, tenacia e determinazione devo far valere gli interessi anche della mia terra e rivendico fortemente il uh, rientro di quei famosi 7 milioni e mezzo del 2013 e del 2014 altri 7 milioni e mezzo relativi per esempio allo sblocco del finanziamento sui comuni terremotati del certo, Collino che ancora, che ancora devono riapparsi, non solo il TPL, il famoso trasporto pubblico locale, eh, i debiti pregressi piaga... che è un'altra piaga, abbiamo regole. ancora nella legge di stabilità, ancora io faccio parte della Commissione Agricoltura. Ho avuto l'onore di esserne facente parte e di portare in aula come relatrice il provvedimento su agricoltura sociale, il primo provvedimento di legge, dottoressa Marisa, che viene portato in aula in agricoltura. È il provvedimento del quale io sono relatrice. Questo non significa che voglio fare la bravetta della classe, venire all'emittente e dire ho fatto questo, però diciamo che era un provvedimento che era fermo da due legislature, mi piace ricordarlo, e quando l'AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, su tutta la stampa nazionale... Dice finalmente una le bella legge per una bella agricoltura. Ecco, che poi ha delle eh, conseguenze dirette anche sul sulla nostro territorio, calabria, visto che l'agricoltura per noi è ecco, uno dei volani. Di quale agricoltura? Di quale agricoltura? Noi stiamo parlando di agricoltura sociale. Noi attraverso l'articolo 2135 del codice civile andiamo a sancire quella che è l'attività dell'impresa agricola che si interseca con le cooperative sociali e che va ad incentivare l'occupazione di figure socialmente deboli. Ecco perché parliamo di agricoltura sociale. E questo è importante, ma quali poi sono ci le figure di agricoltura sociale ecco, sono i disoccupati, sono i detenuti. Sono gli ex tossicodipendenti, sono gli alcolisti, sono e sono soprattutto, e non lo dico da ultimo perché sono gli ultimi, ma perché dovranno essere i primi, quei soggetti diversamente abili che hanno diritto di entrare nel mondo del lavoro. È vero che il mondo del lavoro in questo momento purtroppo è full per tutti, e però è anche vero che noi non dobbiamo dimenticare, quindi ne hanno diritto tutti, certo. però non dobbiamo dimenticare che ci sono delle figure che possono essere. Eh, annoverate in questa legge, Ma se in questo si punta provvedimento. Su Sull'attuazione di questa legge sicuramente saranno delle opportunità migliori che al momento Magari non c'erano, momento non, non va a sottrarre... Non solo, eh, noi non andiamo ad incidere posto. sul gettito fiscale dello Stato, mi piace anche precisare quest'altra cosa, perché è una legge che nel momento in cui prende piede tra gli, le imprese agricole, che è quindi le, le cooperative sociali e tutti i soggetti interessati, non può far altro che... Creare nuovo gettito fiscale, quindi produrre gettito per lo Stato. Questo significa che si produce gettito per lo Stato, significa che si va ad incentivare l'occupazione. E soprattutto vanno a consolidarsi tutte quelle attività che hanno deciso di investire sull'agricoltura. Se noi da parlamentari calabresi ma da cittadini calabresi non capiamo che il volano dello sviluppo economico sono l'agricoltura e il turismo, non possiamo parlare di altro. E allora abbiamo creato gli intergruppi parlamentari degli amici del termalismo. io sono membro ufficiale perché noi non dobbiamo ecco, dimenticare infatti... che abbiamo le terme in Calabria e eh, dobbiamo rilassarle. Perché il problema, ecco. eh, onorevole... È che sì, si fanno le leggi, magari vi impegnate tanto a Roma, però si fanno le leggi. Legge dottoressa che è stata votata da tutti i partiti e io ho avuto l'onore e mi sono anche commossa in quel momento perché sentire colleghi del movimento eh, della IGAL, La Lega, SEL, tutti, Forza quindi... Italia hanno votato favorevolmente questa legge. Per cui noi abbiamo provato, è un, testo, a mettere abbiamo provato tutti. un testo unico in aula, questa è la grandezza: che la politica deve avere la capacità di superare le barriere ideologiche perché in questo momento noi dobbiamo dare, come dice Matteo Renzi, la priorità al Paese, alle nuove generazioni che devono crescere ed essere competitive nel lavoro e nel nei gangli vitali della nostra società in Italia. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Noi come nuova generazione non solo dobbiamo capirlo, ma dobbiamo tramutarlo pragmaticamente. Quindi fare delle cose attuabili sì. in nome e per conto del Paese e non dell'interesse di bandiera, di partito. Perfetto. Però le dicevo, quando eh, vengono approvati eh, questi strumenti vengono approvati. Poi quanto è importante che ci sia anche a livello regionale le reti istituzionali. Ecco, sensibilità, abbiamo, perché noi ecco, abbiamo molti problemi anche su questo. Si vede che lei, oltre che essere una giornalista acuta e raffinatissima, non è una no, sviolinata, è ma no, la guarda. verità è stato sindaco. Allora, noi abbiamo sentito l'esigenza di approvare questa legge di agricoltura sociale subito anche perché c'era un vuoto, un gap legislativo e c'è invece un quadro normativo delle singole regioni, per cui ogni regione andava per la propria strada. Allora noi abbiamo dovuto omogeneizzare. Con, quindi intanto abbiamo fatto un'indagine conoscitiva approfondita, abbiamo parlato con tutti gli operatori di settore, abbiamo voluto coinvolgere tutto il mondo dell'agricoltura e della cooperazione sociale. Naturalmente con questo lavoro certosino che è stato fatto abbiamo poi creato nell'articolo 7 e ben menzionato l'osservatorio che è un osservatorio che vede... Tutti i soggetti non a non, senza oneri per lo Quindi Stato. Non avete, creato, non avete assolutamente creato un altro poltronificio. No, assolutamente non è un poltronificio, non sono carrozzoni, eccetera, senza oneri per lo Stato. E anzi non solo, addirittura noi ci augureremo che chi vuole far parte di questo osservatorio deve fare a gara per chi è competentemente più bravo. Allora le regioni parteciperanno. E le regioni che non stanno dietro a quel punto poi verranno, avranno rilievi dal punto di vista... Per cui saranno saranno sensibili. Noi poi sanzionati ci auguriamo che altrimenti. con il cambio della nostra regione, perché ecco. noi ci auguriamo che vinca il centro-sinistra, non perché io da parlamentare del Paese siamo stanchi, perché abbiamo avuto una giunta regionale che è stata ha falcidiato la Calabria, ha annientato tutto quello che... Non ne parliamo poi dell'agricoltura, che è stata completamente anestetizzata, ma non solo l'agricoltura, gli imprenditori, è vero, la crisi è nazionale, la crisi è mondiale, sì. però è anche vero che noi abbiamo avuto in questo quinquennio... Abbiamo avuto dei decenni tristi per la Calabria non e io devo. Non sono state colte le opportunità non che pure c'erano comunque portare a termine anche. E non possiamo eh, più sentirci dire che i finanziamenti tornano indietro. Assolutamente. Perché altrimenti sarebbe una classe politica criminale. nuova. <ride> ecco, criminale che non, so, che non merita È di essere capitale. Allora, prima di rituffarci a Roma, visto che abbiamo fatto il riferimento alla Calabria, lei cosa spera, perché sappiamo che nel PD c'è tutto questo dibattito interno molto uh, forte, cosa spera. Perché il centrosinistra, perché si potrebbe anche eh, fare del male il centrosinistra se si continua a, a, ad alimentare gli scontri e non trovare le, le condivisioni. Noi eh, siamo dell'avviso che eh, no, non noi come plurali a maestatis, ma noi come eh, sia dirigenti del Partito Democratico, eh, ai quali a volte io faccio anche un rimprovero essendo tra i più giovani che spesso... Eh, avviene, le battaglie avvengono sui media e questo non va bene, non va bene non perché non si debba, eh, come dire, si debba celare quello che avviene nel partito, ma perché è giusto che il confronto, eh, anche acerbo quando occorre, sia in seno al partito, non solo tra i dirigenti partendo dalla base, ma io penso eh, come giovane del Partito Democratico che noi non abbiamo più bisogno di eh, faide interne o di guerre fratricide, ma che... Per carità, si faranno le primarie, dovranno essere fatte le primarie, le facciamo pure, andranno alle primarie due candidati, uno e l'altro, e dopodiché, una volta terminate le primarie, noi come non solo Partito Democratico, come coalizione di centrosinistra, all'unisono, tutti uniti come un solo uomo graniticamente, dobbiamo, qui non è una questione di nomi, dottoressa Falico, qui è una questione di idee di progetto politico e infatti, è che io anche dico. perché la Calabria appunto pro... non si può consentire altri fallimenti altri come fallimenti, ci sono stati anche eh, nella scorsa legislatura il centro-sinistra ha, ha deluso le attese e, e glielo dice una fallito. che andò ad attaccare la giunta Loiero quando chiudevano gli, gli ospedali nel piano di rientro, nel piano sanitario di rientro glielo dice una che quando organ, riorganizzò dopo 17 anni la rassegna cinematografica di San Eneto con Maria Grazia Cucci che venne gratuitamente, Pippo Bago che venne gratuitamente, con il meglio che ci potesse essere da parte di attori, registi, avemmo come nostra ospite d'onore Nicoletta Ercole, premio Oscar per guerra e pace. Abbiamo fatto una cosa grandiosa e poi noi grazie a quella giunta perdemmo i fondi, perdemmo i finanziamenti Infatti, che andarono a Taormia. E quindi che sul me... terreno poteva essere poteva sicuramente essere... un'opportunità. Eh certo. Ecco perché turistico. io obiettivamente dico che laddove il centro-sinistra fallisce noi dobbiamo riconoscere di aver fallito però proprio perché come diceva Giovan Battista Avico la storia è ciclica noi non dobbiamo permetterci il lusso sugli errori fatti di ricommettere dei nuovi certo, errori non ce lo possiamo più permettere ecco, questo è chiaro l'ospedale di Cosenza visto che è stata lei la sua lei vecchia battaglia la situazione è drammatica la situazione è drammatica un ospedale che rischia di chiudere intanto un piano di rientro scellerato Addirittura il tavolo Massici ha fatto dei rilievi talmente pesanti all'ora commissario Scopelliti che noi urliamo a voce alta dicendo che adesso, io lo dico anche al mio Presidente del Consiglio, urlando, perché noi non dobbiamo fare i parlamentari andando a fare i turisti ma dobbiamo andare... Mi consenta lo, il termine simpaticamente eh, non volgare perché il vulgo, diceva Dante Alighieri, è una cosa seria, le Infatti. matrici nostre linguistiche, però noi don, non, dobbiamo in mano con, non, non dobbiamo andare a Roma con il cappello in mano, ma rivendicare con determinazione quello che ci spetta di diritto. Allora noi abbiamo bisogno urgentemente di un commissario ad acta esatto, sulla sanità calabrese perché non possiamo il permetterci il lusso che scoppi qualche problema. E come mai Renzi è ancora stati... Renzi Inugiando. non sta temporeggiando, sappiamo che, è molto preso sappiamo da tante che ci cose. sono problematiche di varia, natura, di varia natura. Il problema è stato che eh, essendo stata purtroppo, purtroppo essendo stata la giunta regionale decapitata, e quindi noi siamo stati a un certo punto senza commissario, un commissario che onestamente è stato sordo ai nostri gridi di dolore, perché quando un giornalista suo collega mi ha chiesto "Ma voi pensate di fare le prossime elezioni col nuovo centrodestra?" io ho risposto sulla Gazzetta del Sud "Mai e poi mai perché noi abbiamo avuto un nuovo centrodestra che è stato sordo a quello che noi andavamo a chiedere. Che cosa chiedevamo noi al presidente Scopelliti, dottoressa Falico? Non questo piano di rientro scellerato, perché lo sblocco del turnover è fondamentale è fondamentale perché noi non possiamo andare a... i tagli lineari sono sempre sbagliati e quando noi andiamo a chiudere gli ospedali della periferia, ingiustamente, addirittura creando tre bisacce, cariati, dove ci sono i pronto soccorso che sono rimasti aperti per otto ore al giorno, come cioè un mimbo che si rompe la testa può rompersela sì. in otto ore perché nella nona ora il pronto soccorso è chiuso, ma di quale paese di quarto mondo noi stiamo parlando? Allora, è rimasto aperto, a parte i poli, la mia idea era sempre quella di dire: cioè, che noi andiamo a chiudere paradossalmente, parzialmente, un ospedale, comunque le spese amministrative restano, certo. le spese Mi di gestione restano mio. e allora creiamo più spese per lo Stato e maggiori di servizio, quando sappiamo che la Costituzione prevede tra i primi diritti, oltre a quello del lavoro, il diritto alla salute. Allora, è possibile mai che la seconda provincia di Cosè, che è quella di Cosenza, più grande d'Italia. Può mai avere solo come punto di riferimento l'ospedale di Cosenza? E in queste condizioni. E l'ospedale di Cosenza in queste condizioni. Qui non è solo il discorso di essere dalla parte dei, dei sindacati. La questione vera è che neonatologia scoppia, il pronto soccorso. Io vi invito. A... cioè, io durante la mia campagna elettorale portai provocatoriamente Rosy Bindi, che era nostra capolista, attuale presidente della commissione antimafia, in ospedale a farle vedere che Scopelliti aveva inaugurato per tre volte il pronto soccorso e che era di nuovo chiuso, dove non c'erano neanche le panche per sedersi. E allora sono dei santi i nostri medici del pronto soccorso, sono dei santi tutti i medici dell'ospedale. Perché? Perché lavorano in condizioni di disagio, non è possibile chiedere a un medico di fare 16 ore, 20 ore al giorno, intanto perché corrono anche dei rischi dal punto certo. di vista professionale e poi perché noi non diamo servizio ad un'intera provincia che da tutti i bacini arriva all'ospedale di Cosenza. Io ne ho fatto un'interrogazione parlamentare e è venuto a rispondermi il vice e il sottosegretario De Filippo che mi ha dato ragione e io gli ho detto sottosegretario lei mi dà ragione io posso essere contenta della ragione che lei mi dà io sono ancora più preoccupata di tutto ciò ed ecco perché quindi noi dobbiamo fare le battaglie nostre sulla sanità perché è giusto che la centralità la debba riavere il paziente noi parliamo di alta media bassa media e alta intensità diagnostica ma come facciamo noi a parlare di poli di eccellenza quando alla fine non abbiamo neanche la benché minima garanzia del minimo strumento del diritto alla salute. Quindi questa è una battaglia che continuerà anche perché A non possiamo A tutto piano, non mi ferma nessuno sulla battaglia sulla tempo, sanità, non mi ferma nessuno viste le condizioni allora, siccome non abbiamo tantissimo tempo, sì. stiamo toccando un po' gli argomenti, sì. un'altra cosa che le stai è la semplificazione ma poi anche il suo impegno nella Commissione Ambiente, sì. perché abbiamo fatto riferimento al dissesto idrogeologico, noi d'estate ce ne scordiamo, d'inverno quando ricominciano le frane ci rendiamo conto e siamo ancora all'anno zero, siamo con all le frane zero. di 4, 5, 6 anni fa ancora tutte aperte. Dunque io eh, partendo, partiamo dalla semplificazione eh, un attimo per poi andare al tasto che mi sta più a cuore. Anche i cittadini certo, visto che hanno a che fare io con questa burocrazia. Sono membro della commissione bicamerale sulla semplificazione e in questa commissione sempre dopo accurate approfondite indagini conoscitive noi abbiamo portato in aula una mozione che ha fatto da premessa a quella che sarà portata in aula la settimana prossima, che ha visto tutto il Parlamento impegnato sulla riforma della pubblica amministrazione. Intanto ho avuto il piacere e l'onore di essere eh, indicata sia dal mio partito, eh, che è il Partito Democratico, ed, quindi, eh, ma anche dal presidente, che è Bruno Tabacci di relazionare nome per conto loro e nella mia relazione. Ho parlato del fatto che è fondamentale la riforma della pubblica amministrazione sia dal punto di vista legislativo sia anche dal punto di vista amministrativo e burocratico, che perché noi abbiamo pieno rispetto della burocrazia italiana, ma sappiamo anche che non è possibile non rendere competitiva la nuova burocrazia. Quando il Ministro parla di staffetta generazionale, noi non vogliamo come dire, creare allarmismo dicendo a tutti i vecchi burocrati ve ne dovete andare tutti a casa, perché sappiamo bene che i giovani devono miscelarsi con i meno giovani, perché la linfa vitale nuova e l'energia è importante, ma sappiamo anche che l'esperienza è un bagaglio enorme che noi non possiamo buttare a mare. Però è anche vero che abbiamo bisogno di una nuova linfa. Noi abbiamo tantissimi giovani studenti, ma anche tanti nuovi giovani laureati, competenti, che meritano di diventare i nuovi futuri dirigenti dell'Italia e della pubblica amministrazione. Non è possibile oggi, tornando all'imprenditore agricolo, tanto per dire un eh, mio pallino infatti. sempre, non è possibile che un imprenditore agricolo italiano, non parliamo poi della Calabria, che poi parleremo anche del porto di Gioia Tauro e della zona ZES, ma un imprenditore agricolo. E, diciamo che impiega nella pratica di esportazione del proprio prodotto esattamente 19 giorni. Perché un imprenditore agricolo olandese, belga o francese deve impiegare 8 giorni e noi 19, 1, 2? Con la pubblica amministrazione e la riforma noi andremo a risparmiare intanto i primi 31 miliardi di euro, che significa che cosa? Anche la semplificazione eh, legislativa. E come un grande giardino, come lo immaginava il nostro grande Virgilio, se noi non andiamo a potare i rami secchi e quelle foglie che non producono più nulla, noi non possiamo andare a produrre delle leggi che poi entrano addirittura in contraddizione. Ma... Con intanto è con un fatto di immersione culturale anche quella, come dice Renzi, per rendere noi i nostri bambini. Fautori e amanti della legge italiana, dobbiamo fare in modo che le leggi non siano eh, come dire, espresse in un italiano difficilissimo, deve essere compreso da tutti e devono essere leggi alla portata del cittadino per essere applicate e lasciare poca interpretazione. Questa certo. di è possibile anche <ride> per andare a fare una semplice dia o scia e addirittura sono diverse da comune a comune e da regione a regione. Io devo prendermi due giorni di ferie. E devi avere anche il consulente a casa. E devi avere il consulente a casa. Ecco, per dirne un'altra, allora noi stiamo... Le priorità sarebbero tante, naturalmente se ci sono tante emergenze in Italia, allora noi dobbiamo avere la capacità di capire quali sono le problematiche che il popolo italiano con il 40% delle votazioni nella nostra vittoria alle europee, per noi, eh, guardi, per chi è superficiale dice festeggiamo, per chi non è superficiale è come una croce che noi portiamo certo, addosso, è perché è un di impegno, è un carico di responsabilità enorme del quale noi dobbiamo essere dignitosamente portatori sani. Ecco perché dobbiamo confrontarci, dicevo prima, con i territori, con gli operatori di settore. Prima parlavo della zona ZES. Io tra, annovero, nell'orgoglio di una giovane parlamentare di prima legislatura, eh, una proposta di legge della quale io sono ideatrice e prima firmataria, la famosa zona ZES, zona economicamente speciale. Mi piace dire che mi è stata firmata da tutti i colleghi del Partito Democratico, da Ernesto Magorno, segretario regionale, da Enza Bruno Bossio, da Nico Stumpo, da Alfredo Dattorre, da Demetrio Battaglia. Ma la seconda firmataria di questa proposta di legge si chiama Rosi Binni, che è presidente della Commissione Antimafia. Abbiamo avuto il plauso anche di presidenti di regioni del nord, anche da autorevoli eminenze della politica europea, perché se va in porto questo progetto di legge Zona ZES significa che il porto di Gioia Tauro e poi tutti gli altri porti, perché la mia legge non riguarda solo il porto di Giuretaro, partiamo da quello perché viene esplicitamente menzionato quello, ma partiamo da tutti i porti d'Italia, diventerebbe zona franca, cosa significa ecco, ma queste zone Polo franche. di attrazione degli investitori. Ma no, ne sentiamo stranieri. parlare, onorevole eh, Covello, ne sentiamo parlare di zone franche, abbiamo visto anche nelle città, ci sono state istituite. Sono delle state zone, istituite delle zone eh, franche. franche. Però poi nei fatti non c'è un'applicazione... Eh, coerente, ecco. non vediamo i risultati. Gioia Tauro sta aspettando da tanto ecco. tempo anche. Gioia questo. Tauro se lei ha seguito la relazione di Banca Italia l'unico punto positivo, l'unico segno più è proprio il porto di Gioia Tauro con il transshipment e i container. Se noi riusciamo anche con la concorrenza sleale dell'Africa del Nord, dove c'è un mercato del lavoro, non, cioè, non entriamo nei handri, mi piacerebbe scienare 10 ore tutto, <ride> ma non abbiamo la, questa possibilità, sarà la prossima puntata, torniamolo presto. E naturalmente, zona economicamente speciale, ecco, noi parliamo tante volte di mafia, come andiamo a combattere non la mafia, le mafie. Le andiamo a combattere portando ricchezza in quelle zone trucidate dalla mafia. Attraverso che cosa? attraverso gli, investi, gli investimenti degli investitori stranieri che possono come si traduce lei giustamente dice eh, perché c'è tutta l'area portuale ancora da eh, sviluppare. sviluppare noi siamo rimasti indietro collegamento per il, il retroporto no, io non ho pensato di portare la mia proposta di legge nella quale c'è addirittura Magari anche la una, una faremo proprio una sulle, trasmissione adotte, sui trasporti con e grande piacere e sulla con grande portualità. piacere noi possiamo attirare l'attenzione, intanto dobbiamo promuovere pro, questo progetto di legge che ha la Camera, quindi noi, io, sta facendo la sua, il suo iter in Commissione. Lo porteremo poi in aula. Lei parlava anche, vedo che i tempi stringono. Sì, siamo proprio in chiusura. In chiusura ambiente, territorio e Am lavori pubblici. Da una settimana sono nella Commissione Ambiente. Il dissesto idrogeologico non possiamo permetterci il lusso di programmare se prima non andiamo a qualificare, a bonificare tutte le nostre zone che sono a rischio terremoto. Abbiamo avuto venerdì un incontro col professore rettore dell'Università Crisci, avremo un incontro con i geologi, avremo un incontro perché io voglio assolutamente lo pretendo che vengano in audizione in commissione ambiente dal Presidente relaci perché la Calabria non può più aspettare. Assolutamente e bisogna intervenire in maniera eh, organica certo. e soprattutto poi dare seguito alle buone intenzioni perché avevamo avuto anche un piano regionale, regionale. Di, Beh, di, parleremo di senso, questo e parleremo tu di turismo no. religioso, turismo enogastronomico turismo materiale, turismo termale, ecco. ci sono tante anche cose che vorrei dirvi la stagione turistica non sta andando bene, non solo da noi sabato in Italia, intanto però... vi invito a Trebisacce perché questo meraviglioso comune con tutto lo Ionio prende la bandiera blu come mare più pulito in assoluto andiamone orgogliosi, orgoglio. e sì, il Tirreno deve assolutamente migliorare Ecco, e su questo monito dell'onorevole eh, Covello, perché poi i cittadini devono fare la propria parte, le istituzioni locali devono fare la propria parte, i sindacati, tutti sono chiamati in questa fase. Non c'è dubbio, dubbio, la politica ha più responsabilità, ovviamente. Allora, grazie all'onorevole Covello. Io ringrazio lei e ringrazio Covella. voi per avermi accolto come sempre con grande ospitalità e saluto tutti i cittadini, non solo di Cosenza, della mia amata sì. città nella quale sono nata, di ma tutta, tutta la, la provincia regione. e tutta la nostra meraviglia regione visto che ci vediamo in tutta la regione grazie, grazie e buon proseguimento grazie a voi